tra l'altro viene per il convegno che in un momento particolare della dialettica della nazione e anche della nostra regione. E io ho preparato un intervento incentrato soprattutto sul piano sociosanitario, sul redigendo piano sociosanitario e sul quadro complessivo di tenuta economica del sistema in Veneto. Io non so come funzioni il sistema delle diapositive. Cosa devo fare? Giù con questa. Vabbè. Allora, il quadro economico è questo. Come potete vedere, dal 2013 Fondo Sanitario Nazionale noi avremo 2 miliardi e mezzo di meno. 2014 5 miliardi di meno. Cioè il Fondo Sanitario Nazionale nei prossimi anni sarà tagliato di circa 7 miliardi. Se non ci sarà il sistema del riparto in base ai costi standard, come avete sentito, e continua il riparto come abbiamo fatto l'altro giorno, la quota di accesso del Veneto è l'8%, quindi vuol dire che avremo l'8% in meno di 2 miliardi e mezzo e l'8% in meno di 5 miliardi. Quindi per il Veneto si prevede un taglio di 7-800, un taglio, una riduzione dei trasferimenti di 7-800 milioni. Perché è vero che è stato fatto un grande lavoro in tema di federalismo e di costi standard. È altrettanto vero che anch'io percepisco che l'aria sta cambiando e si sta cercando di ritornare a un forte centralismo. Ed è altrettanto vero che tutto quello che ha detto il professor Antonini è sacrosanto, ma è altrettanto vero che è più facile per le regioni del sud, poi vedremo anche per il Veneto, è più facile trovare antidoti ai costi standard, perché hanno cercato di annacquare il tema dei costi standard con la deprivazione. Dice: bravi, voi siete bravi, voi spendete di meno, voi siete la regione benchmark, però noi abbiamo la deprivazione. Ed è partita tutta la cultura della Magna Grecia, i filosofi della Magna Grecia, a sostenere culturalmente. Abbiamo fatto una battaglia, voi non sapete nemmeno cosa abbiamo dovuto passare noi a Roma per non fare passare il concetto della deprivazione. Perché il concetto della deprivazione, che si calcolava sul fatto che la gente fosse proprietario o meno di una casa, che pagasse o meno l'affitto, che abitasse o meno in una casa con o senza riscaldamento. Voi capite che in Sicilia le case probabilmente non hanno riscaldamento, ma non perché sono poveri, perché probabilmente a temperatura diversa da Bolzano. Quello era un criterio per la deprivazione. Perché affrontare i cambiamenti che il contingente impone ci vuole consenso sociale, e poi ritorno al tema, queste cose valgono anche per noi, dopo vi dico, e ci vuole anche managerialità. Ci vuole gente che abbia la capacità di governare le aziende e portare i cambiamenti nelle aziende. In un sistema come il nostro, sanitario, che è fermo e strutturato e pensato con i modelli culturali degli anni 70. Faccio un esempio per tutti. I medici di medicina generale come vengono scelti? In base alla residenza. Vengono dati uno ogni 1.000 abitanti in base a un concetto culturale degli anni 70 dove si piazzava un medico di medicina generale ogni 1.000 abitanti. Poi diciamo che c'è la libera scelta, ma non è vero che c'è la libera scelta. Perché che provi un cittadino a cambiare medico, non si riesce, per mille motivi. Quindi il dato di partenza è questo, questi sono i numeri, perché quello che conta alla fine sono i soldi, perché è finito il tempo di
qualcuno pagherà del secundis. Io ho visto, parliamo in casa nostra, perché io faccio segretario del Veneto, quindi cerco di far andare bene la baracca del Veneto. Andiamo a vedere l'approvazione dei bilanci di alcune ULS, cosa hanno scritto i revisori dei conti in questi anni. Approvavano bilanci in deficit, chiaramente in deficit, no? Dicendo però siamo sottofinanziati e pagherà la regione. Quindi con questo concetto del sottofinanziamento c'era un autoassolvimento, no? E là il demando a qualcun altro che pagherà. Questo è il motivo per cui abbiamo contribuito anche noi al debito pubblico. Noi l'anno scorso ci siamo accorti che avevamo 1,3 miliardi in pancia di investimenti fatti senza copertura. Abbiamo fatto l'accordo con, da buoni veneti, siamo andati col cappello in mano, abbiamo fatto l'accordo e adesso pian pianino ogni anno 60 milioni all'anno andremo a pagare questi 1,3 miliardi che in questi ultimi 5-6 anni abbiamo accumulato in pancia. Quindi anche noi dobbiamo guardarci in casa. Ma stabilito che oggi le risorse sono queste e non c'è più la possibilità che qualcuno paghi qualcosa d'altro, noi dobbiamo riorganizzare il nostro sistema. E la riorganizzazione del nostro sistema passa attraverso il piano sociosanitario, una legge regionale, è ferma al 96. E voglio vedere qui, professore, quanto bravi saremo noi adesso ad avere la capacità di auto imporci un piano sociosanitario che impone un cambiamento culturale ed organizzativo se vogliamo continuare ad essere efficienti ed efficaci, perché ricordatevi la base di tutto è che in questo momento il nostro, non lo dico io, lo dice l'OCSE, noi siamo, il Veneto è il sistema sanitario in assoluto più efficiente, quello che costa meno al mondo, perché i dati di salute pubblica, mortalità infantile, aspettativa di vita che ha il Veneto non li ha nessuna nazione al mondo, e nessuna nazione al mondo ha il costo più basso come il nostro. Quindi se siamo capaci, però nessuno ci aiuta, non ci aiuta nemmeno l'addizionale IRPEF, perché la politica ha scelto di non aumentare l'addizionale IRPEF, è una scelta politica. Questa il presidente Zaia, questa regione ha scelto di far di tutto per non gravare in questo momento sulle tasse dei cittadini. Quindi noi dobbiamo arrangiarci col Fondo Sanitario Nazionale. Nemmeno i ticket abbiamo aumentato, perché guardate che in Emilia-Romagna hanno l'addizionale IRPEF allo 0,5, hanno una tassa di scopo per la non autosufficienza, cosa che noi ci paghiamo tutto col Fondo Sanitario. In Lombardia hanno l'addizionale IRPEF allo 0,5, hanno coperto tutta la gestione degli investimenti con dei mutui fatti con loro società, e hanno portato i ticket, per esempio, delle tacche delle risonanze a 60 euro. Questo dobbiamo farlo capire ai nostri cittadini, che noi siamo la regione che chiede di meno. Poi che a uno che vive di 800 euro al mese, 36 euro di ticket, gli pesino, quello è un altro discorso. Ma in questo momento noi siamo quelli in Italia che sta chiedendo di meno di contribuzione al nostro cittadino. Detto questo, o saremo capaci di riorganizzare il nostro sistema nei prossimi anni, oppure anche noi andremo in piano rientro, oppure saremo costretti a mettere addizionale IRPEF. Riorganizzare il nostro sistema vuol dire che dobbiamo toccare un po' tutti, dai medici di medicina generale, ai pediatri, all'organizzazione degli ospedali, a creare nuove forme di assistenza per i nuovi bisogni. Ha detto il sindaco, l'ha detto prima, vogliamo che i malati, i nostri vecchi, i nostri cronici abbiano l'assistenza vicino a casa. Allora bisogna accettare il concetto che l'ospedale per acuti è importante, va organizzato bene ed è allocato dove è allocato, anche distante, mentre dobbiamo creare un'assistenza per la cronicità, quella sì vicino a casa. Però allora qualche volta anche i sindaci devono capire che qualche ospedale deve essere chiuso, e a medici di medicina generale devono capire che devono
organizzarsi in maniera diversa, perché così com'è non rispondono alle esigenze della gente, oppure dobbiamo cambiare modello. Allora, il tema è: a parità di modello, vediamo che ognuno faccia la sua parte per riorganizzarlo, compreso i privati. Il privato nel Veneto non è importante così come la Lombardia, ma non è proprio vero che non è così importante. Ci costa un miliardo, ci costa un miliardino. Allora il privato deve anch'esso rispondere alla programmazione del pubblico. Perché il direttore, se rimane il concetto, e deve rimanere, che il direttore, la programmazione della regione, è della regione, e il direttore generale delle URSS, grandi o piccole che siano, sono gli esecutori di questa programmazione, hanno la responsabilità dell'organizzazione della spesa e dei servizi, responsabilità da tutti i punti di vista, anche contabile. In questa logica anche i privati devono rientrare e devono fare quello che ha bisogno il sistema. Anche questo è un tema che va affrontato, perché in alcuni casi, parlo alla Luna, è come se Marchionne comperasse per vecchie contratti, no, da ditte, da fornitori esterni, le gomme di legno come le macchine che faceva il senatore Agnelli nel 1920. Adesso abbiamo bisogno di comprare sempre le gomme, ma le gomme termiche fatte di gomma. Ecco. Quindi gli elementi che anche compongono il sistema, il piano sociosanitario, che è stato approvato in giunta, è in discussione in quinta, è in avanzata discussione in quinta, poi c'è stato anche per fortuna il cambio dello statuto del regolamento, per cui una volta che approderà in aula nel giro di qualche giorno potrà essere approvato, parte da un'analisi sociodemografica epidemiologica, che è l'invecchiamento della popolazione, la presenza di importanti patologie croniche, quindi si vive di più ma in compagnia di più malattie, la precarietà dei rapporti e di fragilità individuale, cioè non ci sono più le famiglie di una volta, molti anziani vivono da soli, la valutazione che all'interno delle nostre aziende c'è ancora troppa variabilità di modelli organizzativi e gestionali, il rincorso improprio al pronto soccorso, l'avete sentito anche prima, e poi i riferimenti istituzionali, il finanziamento, quindi patto per la salute e i finanziamenti che avete visto essere certamente definiti. Vecchiamento della popolazione: oggi il 19%, quasi il 20% della popolazione veneta ha più di 65 anni. Non siamo tra le regioni messe peggio, la Campania è in assoluto la regione più giovane, dove c'è solo il 16%, la regione con più anziani, ma per altri motivi, però ci sono, la Liguria, dove arriva ad avere il 26%, però lì ci sono molti anziani che si trasferiscono proprio per passare gli anni della loro vita lì. 27% degli anziani vive da solo. Guardate la piramide della popolazione. Volevo farvi il confronto con la piramide di 30 anni fa. La piramide di 30 anni fa era fatta a forma di pino, cioè finiva, si allargava. Guardate come qui si sta arrivando a una piramide tozza, cioè si vive sempre di più, e questo è un merito del nostro sistema sanitario e comporta un'organizzazione diversa, perché oggi il tema importante di chi organizza la sanità sono l'assistenza agli anziani e ai cronici. Guardate la composizione della popolazione del Veneto: nel 91 c'erano 15% da 0 a 14 anni, 70% di popolazione cosiddetta attiva 15-64 e il 15% oltre 64 anni. Quindi era in assoluto equilibrio gli 0-15 e oltre i 65. Guardate nel 2011, gli ultra 65 anni sono il 19%, che ha portato l'indice di vecchiaia a 139, cioè ogni 7 persone con più di 65 anni
ci sono 5 soggetti con meno di 15 anni, siamo la popolazione più vecchia d'Europa, dico d'Europa perché ci sono i dati, probabilmente anche del mondo, ma non conosciamo i dati della Siberia e della Cina, ma... Però se va avanti così, nel 2031 il 26% della popolazione, quindi come ha detto Del Favaro prima, è molto probabile che se si continui così si arriverà ad avere un aumento di un punto del PIL della spesa sanitaria. Oggi gli anziani, l'1,6% sono seguiti dai servizi domiciliari, 2,4% sono nei posti letto della residenzialità, le case di riposo, il 10% all'indennità di accompagnamento. Ecco, vedete qui è la percentuale di anziani utenti in servizi residenziali e domiciliari al 1 gennaio 2001. Vedete come la composizione ci sia a forma, cioè sia abbastanza omogenea, no? Perché quasi tutte le ULS non ci sono grandi sperequazioni, quasi tutte le ULS sono organizzate in maniera equilibrata. Questa è la prevalenza delle persone anziane disabili, vedete che con le persone oltre abbiamo il 43% delle donne oltre 65 anni, 43% con forme di disabilità. Le malattie croniche, quindi abbiamo visto il tema l'anzianità, stiamo diventando sempre più anziani, ma diventiamo anziani ma anche in compagnia di qualche malattia. Quindi la cronicità, il problema delle malattie croniche ha sostituito il problema delle malattie acute. Sono diventate la principale causa di disabilità e di utilizzo dei servizi, assorbono la maggior parte della spesa sanitaria e richiedono un cambio di ruolo da parte del medico, sia del medico ospedaliero sia del medico territoriale, e quindi impongono anche un cambio del ruolo nell'organizzazione. Noi crediamo che il medico riesca a cambiare il suo approccio nei confronti solo se lavora insieme con altri team, solo se valorizza il confronto, solo se utilizza altre figure professionali, infermieri, tutte le professioni sanitarie. E poi anche il paziente deve essere coinvolto per la gestione del proprio stato di salute. Una misura empirica della presenza di patologie croniche sono le esenzioni per patologia. Noi abbiamo 1.800.000 esenzioni per patologie croniche su 1.200.000 residenti, cioè il 25% della popolazione è esente per una patologia cronica. Queste sono le patologie, prima in classifica l'ipertensione arteriosa con danno d'organo, poi viene l'ipertensione senza danno d'organo, le affezioni del sistema cardiocircolatorio, gli effetti da patologie neoplastiche maligne, diabete mellito, queste sono le principali, ipercolesterolemia. In totale circa 1.900.000 esenzioni. Questi sono i numeri. I dati che vi mostro dimostrano che noi siamo pieni di dati. Bene, noi misuriamo tutto. Noi siamo capaci di misurare tutto. Avere i dati poi compone il problema che tu devi saperli gestire, devi interpretarli, devi presentarli, eccetera. Qui abbiamo il numero delle esenzioni per ULS, vedete che c'è abbastanza omogeneità, poi ci sono magari un paio di ULS che hanno c'è un numero di esenti maggiore rispetto alla media, bisogna tener conto anche della popolazione, in alcune ULS gli anziani sono più presenti che in altre ULS. Ecco, questa è la presenza del
numero di esenti per ipertensione arteriosa ogni 1000 residenti, anche qui una piccola, cioè, come potete vedere in qualche URS c'è una maggiore presenza rispetto agli altri per mille motivi, ad altre URS. Questa è la presenza del diabete mellito, vedete che si attesta generalmente sul 4%, che è un po' la prevalenza attesa. Abbiamo in due ULS, Chioggia e Adria, dove ci sono veramente magari delle modalità diagnostiche più raffinate e quindi si differenziano. Questa è l'esenzione per malattie cardiocircolatorie. Vado avanti perché altrimenti vi annoio. I dati, se vi interessano, ci sono. Alcune osservazioni. Ecco, c'è una elevata quota di esenti, in particolare tra le patologie anziane. È un dato di fatto, le patologie ci sono. La maggior frequenza è l'esenzione per ipertensione arteriosa, vuol dire che i nostri anziani sono curati bene, e essere esenti vuol dire che non pagano il ticket sui farmaci, non pagano il ticket sulle prestazioni. C'è qualche differenza tra le aziende ULS, e abbiamo voluto vedere rispetto ai dati nudi e crudi, siamo andati a vedere le attese, cioè le prevalenze attese in base agli studi delle società scientifiche. Le prevalenze attese in base agli studi delle società scientifiche ci danno ragione e dicono che le percentuali attese dalle società scientifiche sono esattamente più o meno sovrapponibili a quelle che sono presenti in Veneto. Quindi vuol dire che il nostro sistema intercetta molto bene la cronicità. Altro tema importante sono le visite specialistiche, sono uno dei nervi scoperti della nostra popolazione, cioè i tempi di attesa, le visite specialistiche. Qui vedete che il numero di prestazioni per 1000 abitanti, abbiamo un range che va da 10 prestazioni di TN per 1000 abitanti, in queste 10 prestazioni c'è anche il laboratorio analisi, fino ad arrivare a 16 prestazioni alla ULS 13, 15 alla 17, 15 alla ULS di Chioggia. Quindi c'è una discreta variabilità. Guardate qui il numero di risonanze ogni 1000 abitanti, qui la variabilità è del 150%. Passiamo da 48 risonanze pieve di soligo ogni 1000 abitanti, 4,8 ogni 100 abitanti, per arrivare alle 125 risonanze ogni 1000 abitanti di Adria, ai 111 di Milano e 108 di Chioggia. Questa è una variabilità difficilmente interpretabile. Guardate qui il numero di prestazioni per l'eco dei tronchi sovraortici, che se fosse per me lo toglierei dai LEA. Qui abbiamo una variabilità del 118%, passiamo da 20 prestazioni, da 2 prestazioni per ogni 100 abitanti attiene, per arrivare a 44 di San Donà, 42 dell'US Veneziana, 41 di Adria. Quindi una variabilità enorme. Costo della terapia specialistica pro capite oggi è 287 euro. Siamo riusciti, guardate che salto che c'è stato tra il 2008 e il 2009. 2010 siamo riusciti a mantenerlo sui costi del 2009, quindi siamo riusciti a evitare un ulteriore balzo in avanti, lo stesso nel 2011. Questo è uno dei campi dove la riorganizzazione potrebbe portare a dei risultati, senza togliere nulla in termini di sanità pubblica, ma aggiungendo in termini di appropriatezza prospettiva. Questo è il costo per residente dell'assistenza distrettuale, era aumentato del 5% del 2009 sul 2008, il 2010 è aumentato del 2%. È giusto che aumenti. E questo è un po' una diapositiva che
racchiude quello che vorrebbe essere il modello dei prossimi 10 anni. A destra vedete l'ospedale. Noi ci proponiamo di arrivare in maniera assolutamente anticipatoria rispetto a tutta Italia a 3 posti letto per acuti di media in Veneto, per i veneti, con 0,5 posti per post acuti. A sinistra vedete quello che io chiamo la residenzialità, il domicilio, cioè l'anziano, la persona che sta a casa o in casa di riposo o all'IPAB o come la volete chiamare, che diventa quella la sua casa. La presenza di una forte componente clinica in capo a alcuni settori che vanno da questo punto di vista potenziati: l'assistenza primaria, le cure palliative, l'assistenza specialistica e le cure domiciliari, poi le specificheremo in meno, e l'introduzione di un nuovo modello assistenziale che permetterà all'anziano di essere curato vicino al domicilio, quello che chiedeva stamattina il sindaco Busetti, che sono le strutture di ricovero intermedie, gli ospedali di comunità, gli hospice, le strutture riabilitative territoriali. Noi vorremmo arrivare ad avere 1 posto letto per 1000, che non ci sono o ci sono in maniera sparuta o in maniera sperimentale. Quindi la sfida futura sarà di ridurre la spesa ospedaliera e trasferirla in queste strutture che dovranno essere presenti in maniera capillare nel territorio e integrate con l'assistenza primaria, con le cure primarie, con l'assistenza specialistica. Primo livello, secondo livello in ospedale. In ospedale dove? Non importa dove, anche distanti, perché ci sarà il sistema dell'emergenza che nel caso ti prende e ti porta dove serve. Mentre la cronicità, le acuzie della cronicità possono essere seguite vicino. Vedete che noi siamo a 3-4 posti letto per 1000, quindi siamo vicini a questo obiettivo. In alcune ULS i posti letto sono già 2,5. Siamo a 0,6, tra 0,5 e 0,6 posti letto per la post acuzie, quindi anche lì siamo a regime. Guardate il tasso di ospedalizzazione, come in questi anni si è sceso da 200 per 1000 a 152 nel 2010, nel 2011 siamo scesi a 140, abbiamo il più basso tasso di ospedalizzazione d'Italia. Qui vedete i posti letto in questi 10 anni per i posti letto ospedalieri, da 20.000 del pubblico sono scesi a 15.000, abbiamo 3.400 posti letto del privato che sono rimasti 3.400. Quindi in questi anni il calo di posti letto è avvenuto solo e esclusivamente a carico del pubblico. Anche in questo dico il privato deve fare un po' la sua parte. Capisco che è difficile, capisco che, però qui ci giochiamo la capacità di tenuta del sistema. Salutiamo l'assessore Coletto. Posso finire il mio intervento? Vedete qui il costo dell'assistenza ospedaliera che è in calo continuo, quindi pian pianino noi il nostro piano di rientro lo stiamo facendo. Stiamo calando il costo dell'ospedaliera e stiamo trasferendo risorse nel territorio. Questo è il costo per residente ospedaliero 2010. Vedete che abbiamo anche qui un po' di variabilità del sistema dove dobbiamo lavorare per cercare di renderlo un po' più omogenea. Come vi diceva il dottor Del Favero prima, noi dall'anno scorso abbiamo cominciato a definire il riparto regionale non più sulla spesa storica che va a sostanzialmente avvalorare questi tipi di differenziazioni, a un riparto che viene dato in base ai costi standard e quindi cercando di fare in modo che il sistema che non è a costo standard si riequilibri verso le ULS che in questi anni hanno fornito modelli organizzativi più efficienti.
due indicazioni per farvi vedere come la diminuzione dei posti letto, del tasso di ospedalizzazione, non abbia impattato sui risultati di salute pubblica. Questo è il tasso di ospedalizzazione dell'ictus, che è diminuito nel corso dei 10 anni. Questo è il tasso di mortalità dell'ictus, che vedete è diminuito del 50%, quindi ricoverandoli di meno vivono di più. Questo vuol dire che riusciamo a curarli bene, indipendentemente dal numero di posti letto, è solo un problema di organizzazione. Questi sono i risultati economici. Professor Antonini, questa è una diapositiva importante. A sinistra vedete il disavanzo delle ULS, che non è il risultato della regione. Disavanzo delle ULS che nel 2008 era di meno 600 milioni, nel 2009 meno 500, e che da 2 anni a sta parte abbiamo bloccato a meno 400. Questo è il disavanzo delle ULS. Poi questo meno 400 viene ripianato con fondi regionali, tenendoli in accentrata. È altrettanto vero che se distribuissimo tutti i disavanzi delle ULS potrebbe essere a zero. E anche qui il tema è centralismo o federalismo. Ci teniamo un po' in accentrata per dopo fare un ripiano, o diamo tutto alle ULS perché poi abbiamo, sperando che poi i direttori generali non facciano, perché se il tema della responsabilità è totale, allora vuol dire che nel momento in cui mi fai disavanzo vai a casa. Ecco, guardate a sinistra e qui vedete nella riga rossa il fondo che viene distribuito alle ULS. In 10 anni siamo passati da 4 miliardi a 8 miliardi. La riga, il grafico verde sono gli incrementi finanziari rispetto all'anno precedente del fondo. Pensate che nel 2006, quindi non 2000 anni fa, l'incremento finanziario che ci è arrivato dallo Stato era del 10%, del 10%. Quindi noi veniamo da una stagione dove i direttori generali, i direttori sanitari, tutti sapevano che avevano un incremento di spesa del 4% e l'anno dopo gliene arrivava il 6%, quindi era anche difficile pensare a razionalizzazioni. Oggi vedete, l'incremento finanziario è quasi a zero. Noi ieri abbiamo fatto, settimana scorsa con l'assessore, abbiamo portato a casa un risultato che riteniamo straordinario, però l'incremento finanziario è dell'1,6%. Cioè rispetto, regioni hanno portato a casa 1,2, cioè rispetto al 2006 l'incremento è passato dal 10 all'1,6. Questo è lo stato attuale della nostra nazione. Ha smesso di produrre ricchezza e dobbiamo farci bastare questi soldi. Questa è la torta del costo della produzione 2010, 30% personale, 43% servizi sanitari, 7% servizi non sanitari, 13% acquisti di beni, eccetera, eccetera. Allora, stabilito che il costo del personale resterà questo, perché noi non vogliamo diminuire i livelli assistenziali e i livelli occupazionali, a destra deve cambiare il mix. Cioè quell'8% di assistenza ospedaliera deve diminuire, perché deve lasciare spazio a una fettina che oggi non c'è, che sono quelle che vi ho fatto vedere, il costo delle strutture intermedie. E dobbiamo prenderlo da lì. In assenza di incrementi finanziari nuovi, dobbiamo riconvertirci al nostro interno. La specialistica ambulatoriale vale 4%, deve calare. E deve calare dove? Non dappertutto, dove c'è inappropriatezza. Non dove le risonanze sono 4 ogni 1100 abitanti, dove sono 11-12. E come? Lavorando sui percorsi, cambiando i modelli organizzativi. La farmaceutica, dobbiamo diminuire il costo della farmaceutica ancora, perché con l'introduzione dei generici noi possiamo diminuire la spesa della farmaceutica, e su questo i medici e medicina già ci devono dare una mano. E la medicina di base, che costa il 6%, non intendiamo diminuirla, ma quel 6% ci deve in qualche modo rendere di più.
Questo è il costo per residente 2010 in Veneto. Vedete che passiamo da, anche lì c'è una, nel Veneto abbiamo una un'eccessiva variabilità. Passiamo da USC che ci costano 2.500, 2.400, 2.200 euro a USC 4, 5, 13, 7, 8, 15, 10, 3, dove si fa della buona sanità a prezzi, a costi, non a prezzi, scusate, a costi di molto inferiori. Sono tanti 5-600 euro pro capite in più per abitante. La nostra sfida è questa: riportare le ULS fuori giri a un modello che ritorni ad essere sui basi, ai costi standard. Qui abbiamo i livelli assistenziali LEA. Il trend del costo LEA per residente nel 2010 è stato un aumento del solo 0,9%, nel 2011 sarà lo stesso. Noi di fatto nel 2010, ma soprattutto nel 2011, ci siamo autoimposti un piano di rientro. Quando verranno ufficializzati i dati di bilancio dal MEF 2011, ci renderemo conto che il Veneto nel 2011 si è dato un piano di rientro che neanche le regioni in piano di rientro si sono date, senza avere il commissario. Questo è l'ultimo riparto di giovedì scorso, dove sostanzialmente vedete, non lo vedete ma ve lo dico, il riparto è stato fatto con i criteri storici, con la quota di accesso, il Veneto 8,11%. Dovrebbe essere l'ultimo riparto fatto in questo modo, l'anno prossimo dovrebbe scattare il riparto in base ai costi standard. Queste sono le novità importanti dell'organizzazione del territorio previste dal piano sociosanitario, perché il territorio, l'organizzazione del territorio è la sfida futura dei prossimi anni per gestire vicino a casa la cronicità e gli anziani. Qui noi prevediamo che al di là dell'organizzazione distrettuale, dove prevediamo un distretto che non abbia meno di 100.000 abitanti, quattro funzioni trasversali: cure primarie, cure palliative, cure specialistiche materno-infantile, che abbiano una forte connotazione clinica, una forte connotazione clinica. Cioè il responsabile delle cure specialistiche dovrebbe essere quello, persona che si fa garante dei percorsi diagnostico-assistenziali terapeutici, si fa garante della correttezza prescrittiva delle prestazioni specialistiche, si fa garante che l'offerta sia commisurata alla domanda, ma si fa garante che nell'offerta ci sia anche il privato accreditato che fa quello che ci serve e che serve alla popolazione di riferimento. Lo stesso le cure primarie, è importante che nelle case di riposo, dove abbiamo 20.000 non autosufficienti, ci sia una forte componente clinica. Ci sia una forte componente clinica, perché lì abbiamo anziani che vengono curati, consumano farmaci, fanno piaghe da decubito, i catetri si intasano, non possiamo vederli barellati nei pronti soccorsi. Questo vuol dire che noi lì dobbiamo migliorare i nostri livelli assistenziali da tutti i punti di vista anche clinici, e abbiamo previsto che tutto Stambaradan, dove c'è un incrocio tra componente clinica e componente organizzativa, sia gestito da un'unica figura, che è il direttore unico delle funzioni territoriali, scelto dal direttore generale. Perché noi, se ai direttori generali vogliamo chiedere competenza e responsabilità, dobbiamo anche lasciare loro la possibilità di scegliersi le figure chiave dell'organizzazione del sistema. Ultimo accenno, perché sto diventando, scusate, non vi avevo messo la diapositiva di prima, vedete cure primarie, vedete componenze cliniche, cure primarie, cure palliative specialistiche, in verticale l'organizzazione dei distretti e questa funzione unica
questa funzione unica del direttore della funzione unica del territorio. Altra roba importante è l'organizzazione operativa del territorio H24. Come esiste il 118, dovremmo arrivare a costruire una centrale operativa dove il cittadino telefoni H24 e ha una risposta organizzativa ai propri bisogni assistenziali, al catetere che si chiude, al fatto che è finita una terapia, al fatto che c'è bisogno di una risposta. Poi questa centrale operativa sarà l'ADI, sarà quella dell'ADI, sarà quel che sarà, ma dobbiamo arrivare ad avere un numero che si affianca a quello del 118. Quello del 118 è dell'emergenza, ci vorrà un numero per l'esigenza del territorio. Sto finendo. L'altra organizzazione prevede gli ospedali divisi in centri hub e in centri spoke. In alcuni ospedali, che sono sostanzialmente Verona, Vicenza, Padova, ma sostanzialmente gli ospedali capoluogo di provincia, concentreremo alcune funzioni che dovranno rispondere a una base ampia, una base provinciale. Poi manteniamo quella che è una delle nostre peculiarità, cioè gli ospedali di base, gli ospedali di rete. Ne manteniamo uno ogni 200.000 abitanti. Uno vuol dire che dove è stato possibile farne uno fisicamente, vedi Padova Sud, vedi Sant'Orso Domani, meglio uno. Dove ce ne sono due, vedi San Donà, Porto Gruaro, ne faremo un ospedale, un presidio su due gambe. Ma i posti letto e le apicalità verranno calcolati su 200.000 abitanti, quindi un primario di medicina, un primario di chirurgia, un primario di ortopedia, un primario di ginecologia, eccetera, eccetera. Sono elencate le specialità. Poi ci saranno dei nodi, degli ospedali integrativi della rete, in particolare sono quegli ospedali che magari vorremmo dargli una connotazione di tipo riabilitativo, un esempio per tutti, perché è un esempio virtuoso della nostra regione, vedi la sperimentazione Motta di Livenza. Un ultimo esempio per dirvi quanto credo in questa organizzazione per hub e spoke. Le linee guida dell'American College of Cardiology, cioè i cardiologi americani, dicono che come criterio qualitativo indicano come 400 angioplastiche totali hanno la soglia che assicura una significativa riduzione delle complicanze in un centro di emodinamica. Gli americani dicono che se tu fai almeno 400 emodinamiche in un centro angioplastiche in un centro di emodinamica, hai una minore rischio di complicanze. Questi sono il numero di angioplastiche presenti in Veneto. Vedete che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ospedali sono sotto le 400. Probabilmente sarebbe opportuno che le emodinamiche, le angioplastiche venissero fatte in ospedali cioè riuscire a fare in modo che in ogni ospedale si facessero almeno 400 angioplastiche. Questo non vuol dire raddoppiare angioplastiche a Tiene, vuol dire concentrare nei centri hub. Questo lo facciamo non per risparmiare, ma per la sicurezza del paziente, per l'appropriatezza e per l'equità. L'ultima diapositiva è la città di Venezia con un sole, no, che non si capisce se è un'alba o un tramonto. E allora questo secondo me oggi rappresenta il federalismo fiscale, il federalismo in sanità. È un'alba o è un tramonto? Ai posteri l'ardua sentenza. Ci siamo autopresentati, ma volevo appunto cogliere l'occasione per invitare l'assessore Coletto, che ci ha raggiunto dopo esaustiva illustrazione del dottor Mantoan anche su numeri della Regione Veneto molto interessanti, per capire lo status appunto del piano anche a livello, diciamo, politico, gestionale e amministrativo. Quindi lascio la parola all'assessore Coletto.
Grazie. Porto i saluti del Presidente Zaia, della Giunta, un ringraziamento a Federsanità per aver organizzato questo convegno, un convegno che guarda dritto negli occhi quello che potrà e dovrà essere il futuro della sanità in Veneto. Era da anni che mancava il piano sociosanitario, il 29 luglio dello scorso anno l'abbiamo approvato in Giunta e sta avanzando adesso in quinta commissione e a breve verrà riconsegnata alla Giunta per poi andare in aula. È importante l'approvazione di questo piano, licenziare questo piano, perché stiamo andando incontro, oltre alle difficoltà che conosciamo tutti, che sono legate evidentemente alla congiuntura negativa che sta attraversando non solo il Veneto ma l'Italia, quindi il continente europeo, ma è importante anche perché solo attraverso una nuova programmazione, io sono convinto, riusciremo a resistere a quelle che sono le sollecitazioni tendenzialmente solo economiche che arrivano dall'esterno. Quindi il binomio costi standard, nuova programmazione, è un binomio non scomponibile che, sul quale noi dovremmo costruire il futuro della sanità veneta. È un binomio forte e non scomponibile per un semplice motivo, che noi dobbiamo, alla luce dei fatti, garantire quelli che sono i livelli essenziali di assistenza sulla base di elargizioni, chiamiamole così, o di tassazioni che il governo ci gira di volta in volta. Abbiamo chiuso giovedì scorso appunto quello che è il riparto nazionale e che di anno in anno ultimamente diminuisce invece che aumentare. Allora, questo è un problema, accennava prima il dottor Mantoan, il segretario, che quello che è l'aumento dei costi tendenziale ogni anno è dal 3 al 4% e quest'anno noi abbiamo avuto dal governo un aumento di quello che è il fondo dell'1,3%. Quindi è chiaro che noi possiamo e dobbiamo agire su quella che è e che sarà la nuova programmazione. Una programmazione che vede innanzitutto la centralità di quelli che sono i bisogni territoriali e di conseguenza l'adeguamento delle strutture territoriali per dare delle risposte ai nostri pazienti. È chiaro e condiviso da tutti che i nostri pazienti non hanno bisogno dell'ospedale ogni qualvolta c'è necessità di una qualsiasi analisi o qualsiasi radiografia, ma la necessità deve essere trasposta sul territorio. A questo bisogno noi abbiamo già risposto con una serie di delibere, con una serie di accordi con i medici di medicina generale che saranno appunto il pilastro, la base della nuova strutturazione della sanità veneta. Medici di medicina generale 24 su 24, 7 giorni su 7, accorpando anche quella che è l'assistenza di continuità. Questa è una risposta importante. A Roma, sui tavoli romani, se ne sta parlando da tempo. Noi in Veneto questo accordo l'abbiamo già fatto con la medicina generale, ci stiamo avvicinando a quello che sarà il risultato, quindi gli accordi sul territorio che ci porteranno alle aggregazioni funzionali territoriali e che ci porteranno evidentemente a risistemare e a rielaborare la strutturazione. Il piano prevede una valenza non di 3 anni ma di 5 anni, proprio perché c'è questa rivoluzione in itinere, una rivoluzione che servirà appunto a mantenere quello che è lo spirito del nostro servizio sanitario, che è uno spirito universalistico. Noi siamo convinti che il sostegno a questa ristrutturazione al servizio sociosanitario veneto dovrà venire dalla tassazione generale, anche se le spinte di nuovi ticket, si parlava addirittura del ticket sul ricovero, è una cosa che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come giunta, non è assolutamente condivisibile. Ci deve essere un criterio di premialità e in tal senso sui tavoli romani questo è già stato impostato, anche se le risposte non arrivano. Un criterio di premialità, dicevo, per le regioni che sono in equilibrio di bilancio, che rispettano quella che è l'erogazione dei LEA, che di più, come fa la Regione Veneto, ha una forte integrazione per quanto riguarda il sociale e il sanitario. Lo spiegavo poc'anzi il dottor Mantoan, che questa forte integrazione, che sotto certi punti di vista a volte viene vista come un onere in più, un costo in più, ci può agevolare insieme con l'impostazione dell'aggregazione
di mezzi di medicina generale sul territorio che rendono un servizio 24 su 24 per evitare quelle che possono essere le presenze oltre il limite all'interno dei pronto soccorsi. Adesso alla luce delle cronache ci sono i pronto soccorso, è partito da Roma questa cosa, si stanno verificando un po' dappertutto, ma questo significa sostanzialmente che si deve andare a rimodulare quella che è l'assistenza sanitaria territoriale. Assistenza sanitaria territoriale significa maggior prevenzione, con il direttore unico del territorio significa un punto di riferimento e per rispetto della programmazione, ma anche per le verifiche del funzionamento appunto di questo sistema, ma significa sostanzialmente rispondere a quelle che sono le richieste dei nostri cittadini. Una volta soddisfatta quella che è la necessità territoriale, cioè messo un vaglio molto più fitto e date delle risposte attraverso le strutturazioni territoriali, arriveremo a rimodulare anche quella che è la rete ospedaliera, che dovrà avere dei centri hub e SPOC. Questo perché? Perché aumentando anche i volumi e concentrandoli come reparti a livello di centri hub, evidentemente avremmo una miglior risposta clinica, oltre che, e questo è direttamente collegato, anche una migliore gestione economica. Noi puntiamo molto sulla questione costi standard e anche sui tavoli romani abbiamo impostato quella che è la discussione dei costi standard, che ci auguriamo non venga procrastinata come è successo a livello comunale nel 2013. Abbiamo chiesto chiaramente che ci sia un anticipo dei costi standard, quindi immediatamente, il prima possibile, venga impostato un riparto che fa capo ai costi standard, piuttosto che sentir parlare di deprivazione. È girata negli scorsi anni questo criterio, che è un criterio socio-economico, che poco ha a che fare con la sanità, per ripartire i fondi sanitari, per ripartire il Fondo Sanitario Nazionale. Allora noi crediamo che il titolo di studio, piuttosto che la proprietà di un appartamento, nulla abbia a che fare con quella che è l'epidemiologia. Il dato finale era però che il Veneto perdeva 200 milioni, che la Lombardia ne perdeva 400 e che la Toscana 180. A favore di che cosa? A favore magari di chi ha gestito in qualche maniera quello che era il fondo sanitario, magari dedicandolo più a necessità socio-economiche piuttosto che le vere reali necessità sanitarie. Ci siamo sempre dichiarati contro, saremo sempre contro a questo tipo di criterio socio-economico per quanto riguarda appunto la gestione del Fondo Sanitario Nazionale. Noi crediamo assolutamente in quella che è la solidarietà, l'abbiamo anche dimostrato in Regione Veneto quando è stato il momento di appoggiare determinati ambulatori che vadano a curare i disagiati e quant'altro, li abbiamo assolutamente agevolati e abbiamo dato il nostro appoggio. Allora, solidarietà da parte nostra ci sarà sempre, c'è sempre stata e noi ci impegniamo a farla, ma a fronte di una scaletta che preveda dei rientri, che preveda delle gestioni corrette, che si appoggi chiaramente a quelli che sono i costi standard e evidentemente anche dei criteri standard, perché non possiamo più pensare che possa essere sopportabile l'ospedale che ha 50 posti letto con una dotazione di più di 200 dipendenti. Costi standard quindi, ma anche criteri standard. Questo potrà e porterà sicuramente a una rinascita della sanità a livello nazionale, che per quanto ci riguarda abbiamo già impostato. È già un paio d'anni che noi facciamo il riparto regionale non più sulla base dei costi storici, ma sulla base di nuovi criteri, quindi di costi standard. L'avvicinamento della forcella, della forbice fra il massimo e il minimo la stiamo agevolando, la stiamo portando avanti, adoperando anche delle costanti diverse, dei criteri diversi che possono accorpare quella che è evidentemente la rarefazione degli abitanti sul territorio, piuttosto che un territorio disagiato quale può essere quello lagunare piuttosto che montano. Questi nuovi criteri hanno fatto sì che attraverso il grande lavoro che stanno facendo tutti i nostri direttori generali
indistintamente per appunto gestire in maniera corretta nel rispetto di LEA, questo lo sottolineo sempre, senza mai tagliare servizi ma razionalizzandoli. Questo obiettivo noi lo possiamo perseguire con l'equilibrio di bilancio solo se agevoleremo l'entrata di costi standard, quella che noi stiamo facendo, e nella stessa maniera quello dei criteri standard. Il nostro piano sociosanitario ha proprio questo obiettivo, quello di creare dei criteri standard per gestire in maniera corretta tutta quanta la filiera della sanità, ed è proprio per questo che non saranno necessari solo 3 anni, ma ci vorranno molto probabilmente, ci auguriamo meno, ma 5 anni per la riorganizzazione totale. Riorganizzazione totale che non porterà stravolgimenti o disagi, ma avvicinerà quella che è la sanità, la nostra sanità veneta, che è sempre stata una buona sanità, al territorio, coinvolgendo evidentemente una forza importante che solo in Veneto abbiamo, in questo numero. Un cittadino veneto su 5 fa volontariato. Evidentemente questa è una grande risorsa, non è una risorsa finanziaria, ma è una risorsa di persone che si donano al prossimo e che evidentemente possono e devono entrare in quella che è la filiera sanitaria, soprattutto nell'assistenza del paziente fragile, e qua mi viene in mente l'anziano, per guidarlo durante quella che è il percorso della cura, che magari spesso e volentieri l'anziano evidentemente ha delle difficoltà, ma che può essere accompagnato attraverso i servizi sanitari territoriali, quindi delle ULS e dei distretti, attraverso quello che è il coordinamento con l'ente locale, che prenderà sempre più importanza per i pazienti fragili sul territorio, attraverso quelle che sono le assistenze sociali. Con questo coagulo di forze e con i costi standard sempre davanti come stella polare, noi crediamo di riuscire e vogliamo dare una risposta importante alla sanità veneta, una risposta importante che affondi e che prepari delle fondazioni che possono portare veramente una rivoluzione sanitaria, ma che, ripeto, non comporterà né tagli nei servizi né il non rispetto dei LEA. Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti, mi presento visto che l'onorevole Forcolini è uscito un attimo. Io sono Annalisa Basso, commissario dell'autosufficienza. In questa occasione, in maniera assolutamente indegna, sostituisco l'assessore Cristiano Giotto, che non poteva essere con voi oggi. Ho condiviso con lui ieri alcune slide sulla presentazione di quello che potrebbe essere di quella che potrebbe essere appunto una definizione futura di questo piano sociosanitario, che, come diceva prima il nostro segretario, è al vaglio della quinta commissione, che a breve, appunto, come diceva il dottor Mantoane, come diceva anche l'assessore Coletto, sarà riportato in giunta e dunque avrà la sua definitiva approvazione, e che noi attendiamo da ben 16 anni, l'ultimo piano del 96, e ad oggi noi siamo appunto in attesa. Ma perché è così importante in questo momento un piano sociosanitario? Perché noi siamo in una realtà come l'Italia, come diceva prima il segretario, che ha un'aspettativa di vita molto alta. Questa è l'aspettativa di vita media per l'Italia di 80 anni complessivamente, 83 per le donne e 71 per gli uomini. Se ne vediamo poi il trend, appunto, ci avviciniamo sempre più ai paesi scandinavi come aspettativa di vita. Ma se poi andiamo, su quella che è la regione del Veneto, vediamo, come diceva appunto prima il segretario, che la Liguria è la regione che ha il maggior numero di anziani. E però il Veneto si assesta su una buona posizione, la media nazionale è del 20%, ed è quello che poi vedremo che è anche appunto la media per la regione del Veneto. Naturalmente parlare in questo momento di piano sociosanitario, anche se da anni la regione nell'ambito del socio sanitario ha definito standard sia per quanto riguarda l'aspetto della domiciliarità sia per quanto riguarda l'aspetto della residenzialità, è molto più importante in questo momento, quando appunto il peso di queste persone comincia a essere effettivamente determinante, molto diverso da quello che accade nelle isole italiane al sud Italia, dove la differenza è assolutamente determinante, con anche punte di 5% in meno.
Pertanto la popolazione del Veneto si aggira sui 5 milioni di abitanti, il 51% è di sesso femminile, questo già è un dato importante in quanto poi la maggior parte delle persone che arrivano a superare l'anzianità è appunto di sesso femminile, l'aspettativa di vita è di 2 anni superiore alla media nazionale, non possiamo non tener conto di questo passaggio. Qui ci sono i vari parametri su quella che è l'indice di vecchiaia e quant'altro, però vediamo anche una concentrazione di quella che è la popolazione anziana sulle province di Belluno e di Rovigo. Anche questo è un dato per noi determinante al fine poi di determinare quelle che sono le varie unità d'offerta e le analisi che vengono fatte. Considerate che nel stabilire il fabbisogno di anziani viene anche definito a livello regionale una specificità per quanto riguarda appunto la provincia di Belluno e di Rovigo. Questi sono i dati per provincia rispetto agli ultra 65 anni e quello che è l'incremento negli ultimi anni dal 2010 della popolazione anziana, che nel giro di 10 anni è aumentata di circa 2-3 punti percentuali a seconda di quello che è il contesto. Se poi vediamo questa slide, che invece è relativa alla popolazione che ha più di 100 anni, vedete, noi siamo passati dal 2000 con 499 anziani ultracentenari al 2010 con quasi il doppio, anzi più del doppio della popolazione anziana ultracentenaria. Questi sono numeri primi, pertanto numeri propri, insomma, pertanto la percentuale, vedete, più bassa per Belluno e per Rovigo, è una trend più basso perché appunto è un numero vero e proprio e non una percentuale. Di fatto vedete Treviso con 244 ultracentenari, è morta pochi giorni fa in casa di riposo la donna più anziana dell'Italia, che era a Quarto d'Altino, e dunque vuol dire che il nostro mantenimento in vita di questa popolazione è assolutamente all'eccellenza, come diceva anche prima il segretario, su un contesto familiare che si sta profondamente modificando. La famiglia nel 1980 è rappresentata da quasi, nella maggior parte dei casi, diciamo appunto marito e moglie con 2 figli, nel 2010 siamo a 2,4 unità, cioè il 60% delle famiglie ha un solo figlio. Cosa significa questo? Significa che a lungo andare tutti questi componenti, tutte queste persone avranno un'esigenza di un pubblico che si interessa per loro, no? Se guardiamo poi, come aveva anche prima rappresentato il segretario, il trend di crescita della popolazione, questo è incluso anche i cittadini stranieri, vedete come la fascia d'età 65 anni e più e 80 anni e più come va ad aumentare. E anche se guardiamo solamente lo scenario relativo a quelli che sono esclusivamente i cittadini, diciamo così, di origini italiane, arriveremo ad avere un 36%, questo nel 2050, però anche il 25% del 2020, è un dato che aumenta del 5% il valore delle persone ultra 65 anni in regione. E sono dati che necessitano di una valutazione per poi appunto predisporre quella che è la risposta per tutta questa gente. In tutto questo contesto l'assessorato di cui si occupa appunto Sernagiotto, il mio assessore, si occupa di tutto quello che riguarda la famiglia, ma anche le dipendenze, l'associazionismo e le politiche per le persone non autosufficienti. Perché vi dico questo? Perché nel piano sociosanitario che si sta appunto in questo momento valutando in quinta commissione si tiene conto in maniera molto importante di questo aspetto, anche se da più parti viene in qualche modo criticato, diciamo così, una poca attenzione al complesso della famiglia, però vediamo che poi nei singoli paragrafi del piano viene tenuto conto di questa che è l'importanza del sostenimento della famiglia e anche valutando la sua debolezza in questo momento. Ed è proprio per questo che voi vedete, questo è il bilancio anno 2012, questa è la proposta che porta il fondo non autosufficienza, quello che è l'aspetto più importante che noi in questo momento abbiamo come fondo di bilancio, a 750 milioni di euro, un dato assolutamente stratosferico. Considerate che il 2011 aveva 721 milioni di euro, 750 milioni di euro nel 2012 è sicuramente un dato importante, però questo bisognerà vedere poi alla fine come il bilancio viene approvato. Mantenendo anche i 721 milioni di euro, come diceva sempre l'assessore, e organizzandoli magari in maniera più equilibrata, daremo comunque una risposta importante al nostro territorio. Vedete però come si è assottigliato quello che è il resto, cioè gli interventi per le associazioni,
gli interventi del complesso per la famiglia, gli interventi quelli che sono anche che molto cari ai comuni in questo nostro Veneto, che ha appunto questa caratteristica del sociosanitario, e dunque la quota a parte che poi le USL gestiscono in accentrata come interventi in collaborazione con i comuni, che nel corso di quest'anno si fa sempre più fatica a mantenere, in quanto appunto il trend di abbassamento demografico, economico, ha anche inficiato questa nostra possibilità come Regione del Veneto di riconoscere. Avevamo 20 milioni 2-3 anni fa, anche 22 milioni di euro, adesso siamo arrivati a 19 per quanto riguarda appunto la distribuzione per le USL di quella che è la centrata regionale per le politiche sociali. Qui vedete appunto la differenza dal 2012 al 2009, dove abbiamo avuto sicuramente un incremento nell'ambito di quello che è il Fondo Autosufficienza, grazie a questa forte collaborazione con la sanità e dunque questo transito economico, in modo tale da diciamo così, potenziare e supportare la non autosufficienza, da permettere la mancata istituzionalizzazione, mancato accoglimento appunto in ospedale eccetera. Ma quelle che sono le altre linee di intervento, e dunque per quanto riguarda le associazioni, diceva prima l'assessore Coletto che noi siamo una delle più alte regioni con volontariato, è chiaro che però se il volontariato poi non viene supportato si fa fatica anche a renderlo attivo. Siamo passati nel 2009 da 5 milioni e 500 mila euro destinati a quest'anno con 1 milione e 750 mila euro, e pertanto le politiche per quanto riguarda associazioni, cooperativismo e quant'altro, progettualità via dicendo, sono molto più difficili da portare avanti. E anche vedete, anche per quanto riguarda il concorso finanziario alle aziende U, siamo passati complessivamente da un 31 milioni del 2009 a 22 milioni del 2012. Queste sono differenze che poi pesano proprio tanto sui comuni, pesano tanto perché necessitano che siano i comuni a fine di mantenere lo stesso livello di prestazioni a magari supplire economicamente su questa parte. Questo è relativamente quello che viene fatto adesso nell'ambito dell'autosufficienza, però penso che voi lo conoscete tutti quanti, dai servizi domiciliari, i servizi residenziali, i servizi semiresidenziali. In quella che è tutta quanta la titolarità pubblica per l'assistenza vengono garantiti i trasferimenti monetari, il sostegno al lavoro privato di cura e tutto questo il complesso che viene fatto appunto nell'ambito del sociosanitario. Ma anche il nostro piano è improntato su una scelta decisa nell'ambito della domiciliarità. Perché questo? Per tre ragioni fondamentali. Innanzitutto perché da sempre, questo viene ribadito anche in questo piano, è un rispetto di quanto la famiglia vuole. La famiglia vuole mantenere a casa il proprio anziano, la propria persona non autosufficiente, vuole ritardare il più possibile quella che è l'istituzionalizzazione, e questo lo vogliamo anche noi, ma anche perché questo vuol dire mantenere costi che siano più appropriati rispetto a quello che potrebbe essere un ricorso improprio all'istituzionalizzazione. E dunque questo ci impone di operare sempre di più una scelta decisa nei confronti della domiciliarità. Abbiamo alcuni punti di forza che sono già presenti, e dunque una flessibilità, una capacità di modificarsi dei vari servizi, una presenza di una significativa rete di servizi. Non possiamo dire che in Veneto, che abbiamo appunto 2 anni di più di media nazionale di vita, ci sia una cattiva assistenza, una cattiva rete, anzi abbiamo livelli di vita, aspettativa di vita pari a paesi del nord Europa, paesi scandinavi, per cui siamo sicuramente una delle regioni che offre, come diceva prima anche il segretario, un'eccellenza nella sanità. Abbiamo anche questo in maniera un po' disomogenea nel territorio, di forme di continuità assistenziale che attraverso il piano si sta cercando appunto di ottimizzare, che però in alcune realtà creano una performance con dimensioni protette, con una forma di ospedalizzazione che garantisce anche una veramente punto di eccellenza. Quello che altri punti di forza che sono già presenti, la diffusione di strumenti che favoriscano la consapevolezza dei propri diritti da parte del cittadino che utilizza i servizi. Non è una cosa da poco, perché rendere informata la popolazione vuol dire evitare costi impropri, vuol dire evitare accessi impropri oppure richieste improprie da parte del cittadino. Qui una slide sul punto unico d'accesso come sportello integrato, in quanto anche nel piano viene valorizzato come prima porta d'accesso per il cittadino. Perché lo sportello integrato? Lo sportello integrato perché permette appunto di essere
nodo cruciale in quella filiera, evitare così appunto spese che possono essere anche per noi poi nel complesso di quelle che sono le spese complessive veramente una, diciamo così, un neo. E come poi per poter fare veramente rete con la sanità serve che ci sia, come viene appunto anche in parte bene spiegato nel piano, un punto unico d'accesso che accoglie la persona e che fa tutto quanto quello che è il percorso futuro per lui, crea cioè un progetto sulla persona, un progetto individuale. Qui abbiamo appunto una sintesi del servizio di domiciliare, quello che viene fatto, però vedo qui molti comuni, molti sindaci, per cui sappiamo, no, l'ADI, il SAD, l'assistenza domiciliare programmata, l'ospedalizzazione, il telesoccorso, che per noi è un aspetto molto importante. E un'altra cosa che viene fatto, che in questo momento non ci sono risorse in bilancio, ma che comunque è stato importante in questi anni per i nostri anziani, è appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche. La Regione contribuiva annualmente con un valore da 2 milioni di euro, 1,5 milioni di euro, e quest'anno a bilancio siamo stati costretti a mettere zero, in quanto non c'è disponibilità economica per questa parte. Anche se sappiamo che il fatto di non contribuire in questo caso all'abbattimento delle barriere è un danno non solamente per il cittadino che purtroppo non ha questo tipo di servizio di intervento, ma è un danno per la collettività, perché poi la persona che non è in grado di vivere a casa da sola necessariamente finisce in una casa di riposo, con un costo maggiore per quanto riguarda poi l'intera collettività. Questo è nel complesso cosa la Regione del Veneto ha garantito a domicilio ai nostri cittadini. A telesoccorso ha collegato 28.683 utenti. L'ADI ha avuto appunto utenti trattati 16.536, l'assegno di cura, quello che è stato, naturalmente in quell'occasione c'era anche il Fondo Nazionale che forniva altri 28 milioni di euro, cosa che dall'anno scorso, dal 2011, non c'è più, per cui ci affidiamo solamente a quella parte che possiamo fare recuperare all'interno del Fondo Non Autosufficienza, però l'assegno di cura ha permesso di dare contributi a 27.305 persone. Di cui 7.000 persone con l'Alzheimer, 14.000 per l'assegno di cura pure semplice, il contributo badanti, perché poi voi sapete che viene diversificato a seconda di queste tipologie, per circa 6.000 persone. Abbiamo anche potuto, attraverso sempre il fondo, garantire 3.879 contributi per i progetti vita indipendente, progetti da 162. Perché vi dico tutto quanto questo? Perché se non avessimo tutta quanta questa filiera che si sta portando avanti da anni, che la Regione del Veneto già nell'82, quando appunto ha scelto il sociosanitario come punto di eccellenza e come punto futuro della propria programmazione, della propria politica, se non avessimo tutto questo avremmo avuto un'esplosione dei costi nell'ambito del sanitario. Tutta questa parte, che per noi appunto equivale nel 2011 a 721 milioni di euro, ci ha permesso di non andare a gravare sull'ospedaliero, cosa che altre regioni non hanno fatto e in questo momento si trovano in forte difficoltà economica. La scelta fatta nel 82 dalla Regione del Veneto è assolutamente riproposta in quello piano sanitario, però come abbiamo visto in questi ultimi anni, soprattutto dal 2008 ad oggi, l'assetto socio-economico è assolutamente cambiato. È cambiato per i comuni, è cambiato per la regione, è cambiato per tutto quanto il contesto del nostro paese. Però se noi non sosteniamo questa parte importante di quella che è la risposta che diamo a 28.000 persone, 25.000 persone, che poi sono numeri più alti di quelli degli ospedali, abbiamo numeri sicuramente più alti di quelli che sono i posti negli ospedali, ma non avrebbe senso, perché l'ospedale è dedicato all'acuzia, noi siamo al territorio, noi siamo quelli che diamo la risposta diretta alla persona, che vogliamo appunto un punto unico d'accesso, perché un cittadino non deve trovare nella maglia di quella che è l'integrazione sociosanitaria nessun punto di caduta, perché per noi un punto di caduta è un costo. Per noi un punto di caduta è un costo che poi si ripercuote non solamente su quel singolo caso, ma sul complesso della collettività. Perché un punto di caduta vuol dire che la maglia non funziona. Allora, come funziona, non funziona per un caso e viene a galla, potrebbe però non funzionare per altri tanti casi e non vengono a galla. Però generano costi. Alcune proposte. Sicuramente in questo piano sociosanitario, ma quello che sarà anche quello che andremo a fare con le prossime proposte della Giunta, differenziare l'intervento domiciliare. L'intervento domiciliare è un po' a macchia di leopardo su quella che è la realtà del territorio.
anche se con le delibere anche del 2006 la Regione ha definito uno standard di un operatore, una ossa ogni 3.000 abitanti per quanto riguarda domiciliare e una stanza sociale ogni 6.000 abitanti, avendo già appunto codificato uno standard in questo tipo di servizio, sappiamo che molto di più può essere fatto. E può essere fatto come? Qualificando l'intervento personale del personale del SAD e anche potenziando significativamente l'ADI. Questo naturalmente vuol dire che all'interno del fondo dovrà essere rivisto quella che è la distribuzione economica a seconda delle varie linee di intervento. Abbiamo poi una slide sulla semiresidenzialità, cioè i centri diurni per anziani accolgono in Veneto circa 1.000 persone, però dovrebbero essere programmati 2.500 posti. Perché non ci sono 2.500 posti? Perché ad oggi il valore della quota riconosciuta, cioè 26 euro, non è sufficiente ad un abbattimento così importante del valore complessivo della retta, e pertanto tra una, diciamo così, un accoglimento in casa di riposo per 50 euro e magari un accoglimento in semiresidenziale per 30 euro, la famiglia sceglie l'accoglimento nel centro di servizio, dunque nella casa di riposo, l'accoglimento residenziale complessivo. Anche su questo stiamo proponendo in questo prossimo riparto, che verrà fatto dopo appunto l'approvazione del bilancio, una diversa distribuzione. Su questa partita dei centri diurni è assolutamente necessario diversificare i centri diurni. Adesso sono definiti centri diurni punto e basta, sarà necessario specificarle a seconda delle varie patologie che può avere il soggetto, per cui centri diurni dedicati a soggetti malati di Alzheimer, per cui più specializzati, per cui con un'accoglienza più in linea con quelle che sono le esigenze di questa fascia di popolazione, che è un numero importante nel nostro contesto. E anche centri diurni integrati, che sono per anziani parzialmente non autosufficienti e per le demenze senile. La residenzialità in Veneto, prima si parlava di anziani, accoglie su un fabbisogno di 27.000 persone e su 34.000 posti letti programmati, accoglie 25.000 persone e 816 persone che sono religiosi, cioè personale assolutamente religioso accolte da congregazioni. Questo per dirvi quanto grande è, perché magari noi vediamo solamente il piccolo territorio dove siamo noi, la nostra realtà, quando poi si vedono i numeri della regione l'aspetto è assolutamente più complesso, più grande, diverso. Abbiamo anche la partita dei disabili, che abbiamo 6.400 persone nei centri diurni e 2.885 persone che sono in comunità alloggio in RSA. Le varie proposte per la residenzialità, è sempre più necessario differenziare quella che è la risposta che noi diamo, differenziare i posti letto a seconda di quella che è l'esigenza di assistenza, ma perché? Codificando sempre più un sistema appunto di travaso dall'ospedale al territorio, è necessario che anche il centro di servizio residenziale sia flessibile, sia capace di accogliere persone con diverse patologie e sia in grado di accoglierlo e non, purtroppo bisogna dirlo, molte volte, specialmente nelle ore notturne, i poveri operatori che si trovano con delle persone disabili, con le persone anziane in situazioni di difficoltà sanitaria, corrono all'ospedale perché non hanno modo di trovare un'altra forma di risposta che sia più sanitaria, non trovano un medico, la guardia medica non è in grado di rispondere. Pensate a quanto ci costano tutti questi accoglimenti proprio in ospedale. Invece, creando una rete, diversificando in maniera diversa, garantendo quelle che sono appunto le non cadute, come dicevo prima, avremo una diminuzione importante dei costi. Naturalmente sarà per questo è importante aumentare la flessibilità, aumentare la percentuale dei posti letto di sollievo e anche in questo caso in Veneto ci sono 160 posti SAPA. I SAPA sono servizi ad alta protezione Alzheimer. Rispetto alla popolazione malata di Alzheimer stimata in circa 50.000 persone, è ovvio che 160 posti non servono a granché. Se vogliamo pensare che questi posti devono essere necessari a un accoglimento temporaneo della persona, una stabilizzazione per poi un suo reintegro nell'ambito di quella che è o il domicilio oppure un centro di servizio. Anche questa partita, che ci vede coinvolti con numeri importanti, perché complessivamente sono 6 milioni di euro, la stiamo rivedendo appunto perché deve essere innanzitutto distribuito in maniera uniforme sul territorio, ma in secondo luogo deve essere anche in grado di supplire a questa, se c'è bisogno appunto che un paziente vada in un centro per malati di Alzheimer, venga stabilizzato eccetera, deve essere correlata poi al numero di persone che sono
colpite da questa patologia e che aveva poi una risposta efficace nei vari centri di servizio. Tutto questo ci permetterebbe di ridurre i costi, ottimizzare la risposta e dare sempre più un'efficacia al sistema. Ancora proposte, volevo fare questa panoramica su quelle che sono le risorse impegnate e dunque voi vedete per quanto riguarda la residenza Anix 464 milioni di euro, la domicilità nel suo complesso 103 milioni di euro, i centri diurni 78 milioni per disabili 78 milioni di euro, la residenza dei disabili 66 milioni di euro e la centrata, dunque quello che ci costa il telesoccorso a noi come regione, 7 milioni 614 mila euro. Complessivamente quest'anno 2011 721 milioni di euro. Come avete ricordato la slide iniziale, la proposta per il 2012 che la Giunta ha già approvato parla di 750 milioni di euro. Ci permette di fare un grande lavoro se abbiamo appunto 750 milioni di euro, ma allo stesso modo anche avere 721 milioni e fare tutte quante queste proposte innovative che in parte vi ho descritto ci permetterebbe di dare maggiore risposta al territorio. Con un'evoluzione della popolazione anziana, come vedete, c'è già il fatto solamente di avere 1149 persone che hanno superato i 100 anni in Veneto, cosa che fino magari a 10-15 anni fa non era impensabile, e insomma in 7 province con 244 persone sulla Treviso sono numeri assolutamente importanti. Il nuovo piano, quello che è adesso al vaglio della quinta commissione, vede un aspetto fondamentale di quelli che sono, cioè una dinamica per i centri di servizio residenziale, cioè tutto quello che comporta la non autosufficienza in Veneto, un aspetto come veramente importante, lo definisce come un nodo fondamentale della rete sociosanitaria, definendo due macro categorie, le strutture ciclo continuativo a carattere temporaneo e strutture ciclo continuativo a carattere definitivo. Come vi dicevo prima, per cui l'accoglimento di sollievo, per cui l'accoglimento temporaneo per i malati di Alzheimer, ma anche per i soggetti malati di SLA, come anche per le persone appunto che hanno un momento di acuzie che poi però possono tornare a domicilio. Dovevamo pensare al centro di servizio in alcuni momenti appunto a carattere definitivo, però in alcune altre realtà potrebbe essere proprio solamente a carattere temporaneo e dunque non più come stazionamento diciamo prima per la fine vita, ma anzi un percorso, una tappa della nostra vita. E su questo è fondamentale che ci sia un'integrazione forte tra ospedale e territorio con modelli di ammissione e di missione protetta. E non so se avete visto il rapporto nazionale sulla autosufficienza, che proprio fa un'analisi attenta su quella che è la realtà dell'azienda US numero 7, dove il direttore è qui presente, il dottor Del Favaro, dove ad un aumento dei posti di dimissione protetta presso i centri di servizio si è avuta una costante diminuzione di quelli che sono i posti letto ospedalieri, e portando infatti, come avete visto nelle slide del segretario, l'azienda US 7 tra una di quelle più virtuose del Veneto, perché non ha aggravato quello che era il costo nell'ambito del sanitario. La filiera dell'assistenza impone appunto questa declaratoria che deve assicurare assistenza primaria, cure domiciliari, assistenza specialistica e cure palliative, l'assistenza semiresidenziale e residenziale, l'assistenza di strutture di ricovero intermedie, quelle che citava prima il dottor Mantoan, che sono per noi un altro nodo cruciale che il piano rappresenta e che li riteniamo come fondamentali in questa filiera. Al distretto, prima se avete sentito anche l'assessore Coletto parlava del direttore unico della funzione territoriale, al distretto viene dato un ruolo strategico in un'ottica di rete assistenziale, in modo tale da considerare una forma in modo globale la famiglia e i bisogni della persona. Non è una cosa da poco. Al distretto la famiglia si rivolge. La famiglia si rivolge e vuole dal distretto una risposta. Compito nostro è quello di creare attraverso appunto il distretto questa filiera. Come diceva appunto il segretario, sono due le unità d'offerta, diciamo così, innovative in questa forma di passaggio tra il sociosanitario, sanitario in questo piano, e sono ospedali di comunità e unità di riabilitativa territoriale. Noi stiamo pensando su altre due forme di unità d'offerta intermedie, sempre su una legata nell'ambito sociosanitario e dunque alle case, ai centri di servizio residenziale, che sarebbe una risposta per la parziale non autosufficienza,
e poi un altro tipo di risposta che la definiamo parziale autosufficienza. E questo perché? Perché per esempio, la casa di riposo per autosufficienti o è una casa di riposo di eccellenza ed ha all'autosufficiente un grandissimo livello di risposta e dunque anche piscina, palestra, quant'altro, o non è una casa di riposo per autosufficienti. La persona autosufficiente di 65 anni che vive, se vuole vivere in comunità, deve avere tutte e tutte le possibilità di poter vivere al meglio. Al meglio forse di quanto viverebbe a casa, e dunque perché non l'università della terza età e perché non organizzare con questi centri di servizio una risposta che sia appunto in linea con una persona di 65 anni, 70 anni, attiva, perfettamente autosufficiente, che ha voglia di essere ancora attore nella propria vita. Diverso è chi incappa, diciamo così, nella parziale autosufficienza, cioè che ha bisogno di quel minimo di assistenza, diciamo così, profilo svama che rimane per sempre 60 e dunque non potrà mai accedere a un centro di servizio che sia codificato per autosufficienti, dove adesso vanno chi ha punteggi sicuramente superiori all'80. Questa persona ha bisogno però di una tipologia di assistenza di basso livello, ed è per questo che abbiamo proposto, per quanto riguarda la parziale autosufficienza, alla giunta una delibera con cui viene codificato appunto in virtù di quello che è la linea che da sempre ha portato avanti l'associazione sanitaria, dunque definiamo subito i costi, anche la definizione della parte alberghiera, che a seconda di quello che è la tipologia di offerta avremo più alta, più bassa, però è già codificata con questa delibera che ha in mano l'assessore, che produrrà la giunta. Se andiamo poi a vedere, adesso ve le descrivo anche tutte quante, ospedale delle comunità è una struttura di ricovero intermedia, è dedicata, ci sta indicativamente 30 giorni, è già codificato per quanto tempo ci devono stare, al minimo 15 posti letto ed è rivolta a malati affetti da varie tipologie che non possono essere seguiti a domicilio, a persone che necessitano di terapie difficilmente erogabili a domicilio e a malati che bisognano ultimamente di cure palliative. Questo, come diceva prima il segretario Mantoan, è una forma capillare di risposta sul territorio che, dopo che sarà approvata nel piano, verrà codificata anche sotto profilo di costi e quant'altro, e che è appunto una forma di risposta che porterebbe ad abbattere quelli che sono i costi della spesa sanitaria. L'altra, che aveva appunto citato anche il segretario, unità di ripetitiva territoriale, che assistenza sociosanitaria di base, conservazione dello stato di equilibrio raggiunto, riabilitazione globale dell'autonomia psicofisica, è diretta appunto, come diceva, soprattutto a scopi riabilitativi, e ha una durata massima indicativa per 60 giorni. La cosa interessante è che già nel piano si dice che per quanto riguarda l'ospedale di comunità non vi è compartecipazione da parte della famiglia, per quanto riguarda l'unità riabilitativa territoriale la famiglia compartecipa alla spesa. Questo, come dicevo appunto, è la nuova tipologia che vorremmo agganciare a quello che già c'è, primo, secondo livello assistenziale, i centri diurni, tutto questo che noi abbiamo già, però potremo anche inserire questo altro livello di offerta per i parzialmente non autosufficienti, per coloro cioè che si trovano in un punteggio che non gli permette di entrare in casa di riposo ma che di fatto hanno una esigenza di assistenza. Verrà a breve quantificata anche un valore di contributo o quota, come vogliamo dire, per l'ingresso, e la casa per casa oppure quella casa dedicata ai parzialmente autosufficienti, che non sono pochi, perché in Veneto persone che hanno più di 65 anni superano quasi di poco il milione adesso, superano tra poco il milione. Per cui andiamo sempre su numeri importanti. Un'altra cosa si sta lavorando in maniera, se avete visto anche nelle slide precedenti, adesso 2 minuti ho chiuso perché sennò vi tedio, anche nelle slide precedenti, parlando di domiciliarità, non possiamo non considerare che i grandi esperti di quello che sono l'assistenza agli anziani sono anche i centri di servizio. Stiamo ragionando in un modo di rendere i centri di servizio attori anche per la domiciliarità, cioè nostri interlocutori. Poi non importa se questi saranno i centri di servizio più grossi sul territorio o quelli più piccoli, sarà la conferenza di sindaci a definire tutto quanto questo e a individuare questi che sono veri e propri interlocutori sul territorio.
e che si evita così che l'anziano che arriva ormai, diciamo così, in situazione di non autosufficienza alla casa di riposo ci arrivi senza una storia dietro. Quello che vogliamo fare è quello di garantire una filiera della non autosufficienza, una filiera che accompagna l'anziano attraverso anche questi che sono nostri esperti sul territorio, dal domicilio al centro di servizio. Su questo ci stiamo lavorando, codificando poi appunto anche il concetto di quello che andremo a sprendere, sempre nell'ambito di quello che è il nostro contesto complessivo, ma in una logica sempre più legata appunto a quello che non si devono creare dei buchi e delle mancanze. Abbiamo grande specificità, grande professionalità nei centri di servizio, abbiamo fisioterapisti che fanno un grande lavoro, abbiamo assistenti sociali, abbiamo psicologi che lavorano tantissimo. E lavorare magari per i 100 anziani, pensiamo a un centralinista, lavorare per i 100 anziani che ha nel proprio centro di servizio, non ci viene a costare di più se oltre a lavorare per il centro che ha nel suo centro di servizio, magari telefona a casa direttamente agli anziani di quel territorio codificato che ha definito la conferenza di sindaci. Potremo ottimizzare i costi e dare una risposta eccellente al territorio. La riflessione che possiamo fare, innanzitutto che l'esigenza di assistenza in considerazione della patologia non del contenitore. Questa è una riflessione importante. Allora, lo stesso anziano che si trova nel centro di servizio, noi lo paghiamo 49-56 euro al giorno, se poi questo a casa non viene, a volte non riceve neanche l'assegno di cura. Passare una logica che invece non è il contenitore che qualifica se appunto deve essere riconosciuto il contributo, ma è la patologia, è un passaggio importante che l'assessore sta facendo anche ai tavoli romani. Perché questo? Perché tutto quello che è sanitario non è soggetto al patto di stabilità in maniera molto semplice. Quello che non è sanitario è sotto al patto di stabilità, e questo ci impone poi di dover avere anche nell'ambito dei assegni di cura una sempre maggiore riduzione. Sicuramente qui ci sono molti sindaci, se voi a casa avete dei vostri anziani che hanno l'assegno di cura, se noi togliessimo l'assegno di cura sarebbe per loro un grande danno. Ma nel momento in cui magari lo Stato ci viene a dire che non sono più contributi che si possono erogare, questo per noi sarebbe un problema, perché non riusciremo a trovare in altri contesti questa potenzialità economica. Evitiamo di fare buone leggi e di poi ibernarle. Noi stiamo adesso appunto parlando di piano sociosanitario. Approvarlo non vuol dire che automaticamente viene anche messo in atto, deve essere approvato e messo in atto. La conferenza anche regionale sociosanitaria ha lavorato molto sul piano, per cui noi ci auguriamo che nel giro di breve sia non solamente approvato, ma che poi venga anche fatta tutta quella procedura che è necessaria da parte della Giunta, tutte quelle delibere attuative e via dicendo. È necessario depotenziare le liste attese nelle RSA, potenziando anche la rete domicilio, perché siamo ancora in una logica in cui le persone si iscrivono in quella che è la graduatoria, così, perché tanto può essermi sempre utile. Ad oggi ci sono in lista d'attesa in Veneto circa 8.000 persone, sono numeri importanti, anche perché poi i centri di servizio devono chiamare tantissime persone perché accedano, e non sempre poi la persona accede. Ma se c'è un collegamento forte tra il centro di servizio e il territorio, questa non dovrebbe più accadere, in quanto il centro di servizio ha già dato una risposta al territorio. Operiamo delle scelte necessarie per l'integrazione dei servizi attorno ai bisogni della persona e della sua famiglia, sempre legando appunto quello che è la risposta non al contenitore ma alla patologia. E facciamo sì che la continuità delle cure si basi su parametri fondamentali, quali quella della sussidiarietà, dell'integrazione e del coinvolgimento delle famiglie. Quello che stiamo facendo adesso, oltre a quello che è tutto quanto le delibere che nel frattempo vi ho descritto, stiamo lavorando sulla nuova legge per le politiche delle famiglie, sulla nuova legge, sul progetto di legge delle associazioni, le APS, Associazione Promozione Sociale, e soprattutto su un tema che coinvolge tantissimi comuni in questo momento. Proprio ieri ne ho parlato con l'assessore di una proposta di legge sulla compartecipazione. E sapete, il Veneto non ha recepito la 328, e dunque né per quanto riguarda le IPAB né per quanto riguarda l'articolo 6, dunque la compartecipazione. L'ultima sentenza del 2, mi sembra, dell'altro giorno, 2 febbraio, sul comune di Verona, dove appunto il regolamento, ma come tante altre sentenze che ha fatto ormai il TAR del Veneto, dicendo che appunto sono i comuni che devono impegnarsi al pagamento della retta della persona che viene accolta in un centro di servizio residenziale.
Questo ci impone subito di fare. Io già ieri che ho fatto vedere questa slide all'assessore per vedere se a lui andavano bene, ovviamente, ho proposto a lui un modello di regolamento che la Giunta potrà andare a approvare e poi approvare anche come legge da parte della Regione. Perché altrimenti, non so i nostri comuni come potranno, va benissimo costi standard, è giusto, però di fronte a certe sentenze del TAR, dove impongono ai comuni di pagare la parte alberghiera, di fronte ai 464 milioni e agli altri 40 milioni, 464 per gli anziani e 40 milioni per i disabili che mette la Regione, vuol dire che i comuni dovrebbero mettere l'altro 50%. Se noi il 50% togliamo la pensione, togliamo l'accompagnamento, per cui sono comunque tantissimi soldi. E dunque io mi auguro che nel giro di breve questo trovi una soluzione, proprio in virtù di un fatto che è sì giusto il federalismo, come si diceva stamattina, come diceva Antonini, che appunto ci sono regioni più o meno virtuose. Però c'è anche il fatto che è necessario creare un sistema dove appunto nei comuni sono lasciati soli, nella regione lasciata sola. Io mi scuso se non sono stata sicuramente all'altezza dell'assessore Senaggiotto, che sarebbe stato molto più bravo di me, però d'altro canto faccio tutt'altro. Grazie. Sì, ci avviamo quindi alle conclusioni. Io sull'ultima questione citata dalla dottoressa, si parlava proprio in direttivo Federsanità la scorsa settimana, presenteremo e presenterò una question time in commissione alla Camera martedì prossimo, proprio perché ci sia chiarezza da parte del governo, perché questo è un elemento veramente distruttivo per quanto riguarda i nostri comuni e gli amministratori locali. È sicuramente prima si deve intervenire con le risorse proprie e poi si deve chiedere giustamente all'ente locale, che sia il comune, che sia la regione, di poter intervenire, ma sicuramente chiederemo delle rassicurazioni e degli interventi che vadano contro questa sentenza, che io oserei dire da sindaco scandalosa, perché non può essere condivisa dai territori. E siamo arrivati, come dicevo, alle conclusioni. Io ringrazio gli autorevoli relatori che hanno appunto reso così importante questa mattinata. Chiederei se ci sono delle osservazioni, c'è rimasto il presidente Lino Del Favero, se ci sono delle delucidazioni, dei chiarimenti da porre agli intervenuti, ovviamente, oppure se non c'è e se siamo stati tutti sufficientemente esaustivi, chiuderei qui la giornata. Quindi c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Siamo stati bravissimi, allora Presidente, quindi ringrazio a nome di Federsanità e di ANCI, colgo l'occasione per ringraziare anche il direttore dottor Menara, tutto lo staff di ANCI Veneto e di Federsanità per il supporto per questa interessante mattinata. Grazie e buona giornata a tutti voi.